con un grande gioia, ma dollato anche un po' di amarezza, se posso dire così, che faccio arrivare a voi questo video. Il venerdì che precede la Domenica delle Palme per noi qui a Burgio è sempre stato un momento importante perché avremmo iniziato le feste della Passione di Cristo con la processione della Madonna Addolorata. Per noi burgitani è un momento molto importante perché avremmo seguito la via di Maria che nel dolore segue la croce del Figlio. Provando ad interpretare i sentimenti di Maria in questo tempo che stiamo vivendo, due cose mi vengono in aiuto e voglio offrirle anche a voi. Quali sono stati i sentimenti di Maria, se non quelli della sopportazione e dell'offerta. Quando giunge a noi un dolore, a volte anche incomprensibile, non è sempre facile poterlo vivere. E quale dolore più grande, quello di una mamma che perde un figlio? Ecco, ci sono tante persone che questo lo hanno sperimentato. E se non c'è quella dimensione cristiana che porta a sopportare per amore, credo che sia un dolore molto difficile da poter superare. Ecco, oggi credo che la Madonna ci suggerisce proprio questo, di sposare pienamente quei sentimenti cristiani, quelli della sopportazione, ma non di chi sopporta in maniera sconfitta, cioè di chi si lascia sconfiggere da un grande dolore, ma di chi vede in quel dolore qualche cosa di importante da poter appunto offrire, no? Quindi sopportare per poter offrire. Noi siamo chiamati a fare questo, sopportare il periodo che stiamo vivendo, portare sulle nostre spalle la croce, seguendo l'esempio di Maria, seguendo l'esempio di Cristo, per vivere una sofferenza che non è una sofferenza che ci porta alla disperazione, ma per vivere quella sofferenza che ci apre, le porte del cuore a un amore autentico. E non c'è amore più grande proprio di chi offre la propria vita per gli altri. Quindi noi viviamo e sopportiamo questo periodo che stiamo vivendo per poter offrire a Dio la nostra stessa vita, per poter fare di questo tempo di dolore sotto certi aspetti, per poter fare di questo tempo che stiamo vivendo qualcosa di importante, per mettere Cristo al primo posto, per mettere Cristo al centro della nostra vita. Ed ecco perché faccio questo video ai piedi di questa croce che per me rappresenta veramente tanto, che dovrebbe essere la nostra carta d'identità. Vi auguro di vivere questi giorni non con la tristezza nel cuore di chi non può vivere certi giorni della Settimana Santa, ma vi auguro di vivere questi giorni con la grazia di Cristo, la grazia di chi riesce a sopportare un dolore dando un senso per poter offrire la propria vita a quel Dio che merita di essere amato sopra ogni cosa. Con Maria Addolorata iniziamo questo percorso che ci porta ai piedi della croce, ma soprattutto ci porterà a vivere soprattutto in maniera più consapevole la notte della risurrezione in cui il Cristo ci indica la strada della luce. Vi benedico di cuore e spero di riabbracciarvi tutti presto.
è là. Fare le giovando Yeah.
datemi un negro ma. Vai accompagnare a dopo. Oh, 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 fino a dopo. Mio depo tu o che ne mai.